classe 80, nel 2019 confermato al ballottaggio come primo cittadino di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni fa parte dei 39 volti che sono espressione di Cremona e provincia per le prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Regione Lombardia, ricordiamo che è locomotiva d'Italia, però il nostro territorio ha bisogno di focus molto importanti e molto sentiti. Parlo della partita delle infrastrutture, della partita dei nostri ospedali. Sotto la lente la questione delle infrastrutture. La provincia di Cremona ha un gap infrastrutturale importante. Nel Master Plan 3C che hanno costruito gli industriali assieme alla Camera di Commercio e ai tre comuni più importanti e a tutte le associazioni di categoria, è ben evidente come questo gap infrastrutturale su infrastrutture fisiche ma anche digitali costi 160 milioni l'anno al nostro territorio. Quindi il focus principale sarà sul portare le infrastrutture che ci servono. Parlo della Cremona Mantova, che da 20 anni stiamo aspettando una soluzione. Fontana l'ha messa tra le sue priorità e quindi con il ministro ora delle infrastrutture Salvini, che è stato qui sabato scorso, abbiamo approfondito la questione. C'è un tratto che deve finanziare il governo e Salvini ha promesso assolutamente che riaprirà il dossier relativo alla Tibre o comunque ad un tratto di Tibre, quello che serve per completare la Cremona-Manto. Poi c'è tutto il sistema delle tangenziali. Parto dalla tangenziale di Casalmaggiore, che è fondamentale appunto per la Cremona-Mantova, un'opera compensativa della Tibre ma che lega la Cremona-Mantova e che deve sollevare il mio paese, io sono il sindaco di Casalmaggiore, dal traffico ormai insopportabile che passa per ormai una zona del centro. E poi parlo di altri sistemi di tangenziali, la Gronda Nord a Crema, è un'altra attesa dagli industriali. Insomma, ci sono tante infrastrutture dove Regione Lombardia può e deve intervenire e i prossimi 5 anni saranno decisivi in questo senso.